Aveva già 50 anni. Dal 1927 al 1930 Centurione Scotto, nobile genovese, avvocato e deputato al Parlamento, ebbe intense facoltà medianiche. E forse è l'unico caso in cui un contatto così importante con i piani di esistenza più sottili, che esplose quando lo strumento aveva già 50 anni, durò così poco. Centurione, amico dello studioso Ernesto Bozzano, nelle sedute di millesimo, produsse fenomeni fisici imponenti, tra cui la sparizione del suo corpo durante la seduta del 29 luglio 1928. Lo strumento fu ritrovato dopo 2 ore di ricerche, addormentato nelle scuderie. Anni dopo si è avuta anche la sparizione del corpo fisico di Roberto Setti, lo strumento del cerchio Firenze 77. Questo cerchio è durato 38 anni, mentre è ancora in attività il cerchio Esseno che, al momento di queste note, dura da 42 anni.